Questa domenica la Chiesa ci ripropone il Vangelo del Trasfigurazione, un momento di gloria durante la Quaresima, un momento di gloria che sappiamo anticipa il momento difficile della Passione. Prende Pietro, Giacomo e Giovanni, li porta sul monte e si trasfigura. L'immagine di Gesù diventa candida, folgorante. I discepoli si spaventano. Ma è normale. Quando il Signore fa vedere la sua gloria, ci spaventa sempre, perché sappiamo che ci sta per chiedere qualcosa di grande, di fare un cambio nella nostra vita. Vedere la grandezza di Dio significa sperimentare la nostra piccolezza e sapere che con la sua grazia dobbiamo adeguarci a Lui, quindi migliorare. Vedere la gloria di Dio ci porta a renderci conto che c'è tanto da camminare, ma per questo c'è la Quaresima. Allora prendiamo in mano la situazione, prendiamo in mano la nostra vita. Cominciamo a guardare in faccia la nostra piccolezza, facciamoci pace, perché il Signore sa che siamo così. Cominciamo a lavorare sui nostri difetti, sul nostro peccato, seriamente, sapendo che quella gloria è del Dio che mi sta tendendo una mano per arrivare a Lui.